Williams, fermato due volte sotto canestro dalla parte opposta, prova a rispondere ancora Sassari, ancora spalle a canestro, si gira bene il numero 14 Jason Barnella. Allora Barnella a spazio e prova da tre, pallone toccato fuori, poi però rimane solo per affondare Mirko Vulu. Allora è il caso di fermare il match. Il balzo è conquistato da Williams con Forrai che porta avanti la transizione offensiva, poi si gira in qualche modo, arriva anche Williams sul primo tentativo di Caroline. Williams è andato altissimo a correggere la traiettoria per il sesto punto, poi alza e schiaccia. Ancora Mirko Vulu per il primo mini riposo, spalle a canestro per Reynolds, fuori per il tiro dalla lunghissima distanza di Dominic Johnson. Quella che termina Dominic Johnson, la restituisce a Forrai che non ci pensa due volte, si alza da tre, Toto Forrai, il numero uno in maglia 30 adesso in panchina con Robinson. Che prova ad andare in uno contro uno fino in fondo, tira Robinson, un pazzesco canestro. E a Logan, attenzione che ha spazio, Logan preferisce cambiare strada, andare dall'altra parte, è solo Mirko Vulu ancora una volta. Logan si alza da casa sua, però sbaglia, rimbalza ancora di Reynolds, la transizione offensiva vede il tiro da tre da parte di John Dominic Johnson. Ci sono 8 secondi per Sassari per provare a chiudere il quarto, poi fa tutto male Robinson, perde palla, il contropiede con l'appoggio da parte di Jonathan Williams per chiudere il primo tempo. Robinson va in uno contro uno, ha spazio per alzarsi, preferisce il lob su Mirko Vulu che poi segna un canestro, subisce fallo da Johnson e andrà anche in lunetta. Attenzione adesso, 5 contro 3 per Trento, Flaccadori è solo, si alza da 3, sbaglia anche lui. Rimbalzo di Williams, ci prova allora da 3, senza sbagliare stavolta però Reynolds, che adesso difende bene sulla rimessa, conquista il pallone sul contropiede con schiacciata per Jordan Caroline. La rimessa di Gentile su Diop, faccia a faccia Forrai con Logan, poi alla fine il nativo di Chicago riesce a trovare spazio per alzarsi da tre e segnare anche David Logan. Dorner sporca il pallone, lo stoppa dalla parte opposta a Bradford, si appoggia al tiro da tre di Johnson che va a quota 11. C'è tempo forse dell'ultimo tiro? No, comunque non è entrata. Forrai si accentra, lo serve adesso, si allarga la Dorner. Ancora Forrai, il blocco di Reynolds autorizza il tiro da tre a Toto Forrai. Quindi pallone consegnato a Robinson, viene fuori Barnella. Sale il blocco ancora di Diop, Robinson poi per Benjus, ha spazio, deve tirare Benjus, lo fa e bene anche da tre. E porta a casa un altro pallone recuperato con Robinson che alza la parabola. Canestro difficilissimo per Gerald Robinson. Non si tira più, finisce la partita 74-66, Sassari vince.